buonasera a tutti. Come tutti sappiamo, l'utilizzo delle plastiche, delle microplastiche e dei danni che conseguono l'utilizzo delle stesse sono ormai un problema all'ordine del giorno. Se ne sente parlare in TV, sui giornali, sui social, riuscendo così a portare ai più giovani il problema, coloro i quali l'anno di problema interessa principalmente, perché si parla del loro futuro, del nostro futuro. Da qui è nata la nostra iniziativa di donare delle borracce ecologiche alle scuole di decollatura, anche perché la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, ha emanato una direttiva di sensibilizzare l'uso della plastica monouso, riducendola del tutto, abolendola del tutto nel 2021. E questa nostra iniziativa è stata, oltre al nostro autofinanziamento, è stata possibile anche grazie all'associazione GEPS con sede a Roma e all'agriturismo Valle del Peside con sede a Maida. E adesso passo la parola a Gigi De Grazia. Grazie mille, Luigi ha detto tutto. Diciamo che è il primo step, no? Questo è il primo step, è stato fondamentale per noi che abbiamo intrapreso una piccola esperienza politica, donare nei ruoli che ricopriamo, ovvero quelli di consiglieri comunali, donare qualcosa al tessuto sociale del nostro paese. Quindi da lì è nata l'idea del consigliere Bonacci di acquistare queste borracce, anche perché nella nostra filosofia di progetto politico vi era anche la tutela dell'ambiente, vi era e vi è la tutela dell'ambiente. Quindi diciamo che l'iniziativa cui il maggiore merito è del consigliere Bonacci, quella di acquistare le borracce, è andata a buon fine. C'è anche molta euforia da parte dei genitori che hanno letto qualche articolo, hanno visto sui social queste borraccette che consegneremo presto. E niente, io oltre che ringraziarlo davanti a tutti per la bellissima idea, voglio ringraziare nuovamente la Valle del Pesipe, l'agriturismo la Valle del Pesipe, di Maida e l'associazione CEPS di Roma. Voglio ringraziare il dirigente scolastico Volpe, e sicuramente a breve ci sarà l'evento che verrà organizzato presso la scuola, e nell'ambito di questo evento consegneremo le borraccette con dei dépliant che sicuramente avrete modo anche di vedere nella trasmissione Liberi TV, da donare a tutti gli alunni. Ci spiace, l'unica cosa che ci spiace è che non siamo riusciti, anche perché la maggior parte di queste borraccette nascono da un nostro autofinanziamento, a poterle acquistare per i ragazzi del liceo, ma sicuramente speriamo che in ottica futura riusciremo anche a rendere i ragazzi del liceo vicini a questa iniziativa con l'acquisto delle borracce. E sicuramente come vogliamo noi proseguire questa iniziativa, e porteremo in consiglio comunale una proposta per gli erogatori, che è il secondo step, che è fondamentale, poi installare degli erogatori di acqua presso le scuole. Ringrazio Liberi TV e ringrazio il consigliere Luigi Bonacci per la splendida idea.